abbiamo appena assegnato le deleghe, ognuno avrà più di un settore, tanto lavoro. E ho augurato buon lavoro ai miei collaboratori, io sarò sempre disponibile al loro fianco. Naturalmente ho anche detto e precisato che non tollero deficienze sul lavoro, non tollero ritardi, non tollero sufficienze. Nello stesso tempo sarò sempre accanto al loro fianco e lavoreremo assieme tutte e nove come 10, come un'unica squadra. La squadra vince sempre. Si è tenuto alcune deleghe? Sì, io mi sono tenuto per ora la delega della Polizia Urbana e politiche per la sicurezza. Questo perché, e più inoltre, mi sono tenuto anche le competenze sull'emergenza Covid-19, essendo io un medico, quindi operatore del settore, un medico del Dipartimento di Prevenzione. La delega alla Polizia Urbana l'ho mantenuta perché mi lega tantissimo a questo settore, io sono stato il loro assessore, conosco bene le varie problematiche, poi perché voglio in prima persona dirigere il corpo di vigili per questa nostra città. I criteri quali sono stati, Sindaco? Ma i criteri sono stati in base alle varie professionalità, alle varie competenze, quindi abbiamo un po' capito cosa ognuno poteva fare o meglio era portato a fare. E poi, però ripeto, sono degli assessorati flessibili, devono lavorare tutti assieme, collaborare tra di loro, così penso che potremmo produrre di più. Lei ha detto che sarà un mastino nel corso della sua conferenza stampa. Eh sì, scusatemi l'espressione forse dura, sì, io ho detto che sarò un mastino, ho detto anche che Franco Miccichè non è quello che voi conoscete come uomo, ma sul lavoro io sono proprio un mastino. Ripeto, non tollero deficienze, però nel contempo io sono sempre accanto ai miei assessori. Io questa mattina ho incontrato la protezione civile e comunale, quindi la mia protezione civile è provinciale e regionale, quindi i tre vertici. Mi hanno esposto alcune problematiche, è stato anche un incontro proficuo e poi alla fine per me è importantissimo poter realizzare nell'immediato la via di fuga di San Leone, cioè quella famosa strada che dal ponte sul fiume Acras attraversa Maddaluza e arriva qui alla statale.